Ciao Glitters, io sono Gennarino ed oggi vi racconterò la storia di Detective Candy. Tutto inizia quando Candy arriva in una città molto strana. È nuova, senza soldi, ha solo tipo 1 milione di vestiti fra cui scegliere, si sta cambiando. Un abbigliamento un po' troppo succinto, però va bene. Oh, senti, a me questo piace perché... Ma chi è questa che mi sta... senti, scusami. No, mi piace perché rosa, mi sento a mio agio. Allora, sono appena arrivata in questa città per fare la detective. Sì, praticamente Candy sarà la detective di questa nuova città. Attenzione, criminali! È arrivata Detective Candy! Fammi capire perché stai facendo, stai andando in gelateria? Perché prima di fare la detective devo fare la gelataia! Ah, perché proprio l'addestramento dei detective, fai prima i gelati e poi puoi fare i detective? Non lo so, pensavo un'altra cosa. Sì, guarda. Allora, adesso sistemo tutto al computer e poi mi faccio un bel gelato. Ma non dovresti farlo ai clienti, per esempio? No, no. Oh, wow, che buono! Ok, la vita in questa città già mi piace. Ma ci stai solo da 5 minuti, non abbiamo ancora visto niente. Guarda là, i pompieri! Oh no, sta piovendo! Vabbè, capita. Non può piovere per sempre. Andiamo dentro la caserma della polizia. Ah, ecco, questo è il futuro luogo di lavoro di Candy. Sì, però non lo so, non mi sento pro... Candy, che fai? Piangi, batti le mani, ma che stai facendo? Ma che ci sta in quel gelato? Oh mio Dio! Non lo so, c'era qualcosa in questo gelato! Oh cielo, un complotto! Andiamo a casa! Quale casa? Non ce l'ho una casa! Vabbè, costruiamola! Penso tu possa avere una casa, cioè per i nuovi arrivati non c'è... Oh guarda, c'è un bimbo che sta piangendo, gli si è spezzato il... Madonna, piove! Candy piange, il bimbo piange, ma che posto triste è mai questo? Hai visto? E poi bimba, vuoi il mio gelato? No, bene, perché non ce lo davo. Ma come non ce lo davi, Candy? No, non cosa, l'ho leccato io. Che schifo, come gli do il mio gelato? Adesso gli chiediamo un attimo perché sta piangendo. Perché piangi, bimbo? Cos'è successo? Ragazzi, a me questa città non convince proprio per niente. Nel frattempo, Candy continua a mangiarsi il gelato sotto la pioggia, voglio far notare. Allora, io direi questo posto va bene per la mia casa. Ecco casa mia. Qui ci sarà la mia nuova vita. Wow, che casa, mamma mia, ma con tu e quali soldi? Quando si inizia, comunque è stato un mio zio lontano, un zio molto ricco. Guarda, abbiamo anche il camino che si accende con il pulsantino. Guarda che bello. Ah, bello, bello, mi piace, una bella atmosfera questa casa. Candy, complimenti, grande gusto nell'arredo. Quello che cos'è? È mia figlia! Come tua figlia? Ma Jimmy lo sa? E non lo so, non lo sapevo nemmeno io fino a 2 minuti fa. Che bello, ho una bambina! Tu mo sei arrivata, con me hai partorito, non lo so se... Senti, mettiamoci a letto, piccola. Allora, devo trovarle un nome, devo trovarle un nome. Dove l'hai messa la bambina? Nel cassetto? No, 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 sta dormendo. Mamma mia, sono in una nuova città, sono una ragazza madre. Ecco mia figlia! Wow, è cresciuta! Le hai dato gli OGM! Ma è incredibile! Allora, la chiameremo Baby Kay. Baby Kai. Baby Kay, vedi? Significa baby candy. Ah, dubito significhi quello, ma va bene. Comunque ti somiglia, molto carina. Hai visto? Andiamo, figlia! Andiamo, forza, che la mamma deve lavorare. Oh, mamma mia, la vita sarà difficilissima. Io così sola in questa città, senza Jimmy. Con una figlia. Figlia, tieni, mangia la mela. Mangia la mela che è buonissima. Mangia che ti fa bene, devi fare colazione. Mi sa che non la vuole tanto la mia. Perché è mia figlia? Lei ha già capito tutto, lei vuole il gelato. Ecco, adesso sono una detective. L'inquadratura non è bellissima. Come non è bellissima? No. Nel senso, vabbè, lasciamo stare. Ora sei una detective. Ottimo. E tua figlia, mo che fa? Viene al lavoro con te? Figlia, adesso verrai al lavoro con tua madre, perché io non me l'aspettavo di avere una figlia, ancora non ho visto per l'asilo e quindi verrai al lavoro con me. Andiamo in skate perché siamo poveri per adesso. No, ma tu stai andando in skate? E la bambina? E lei mi segue a piedi. Oh, ehi!
Ma guarda un po' sti tizi, merita le precedenza. Ma l'ha visto che era un incrocio? Ma io non lo so. Ma questa città è una città di pazzi. No, infatti c'è qualcosa che non mi convince questa città. Vedo troppi bambini che piangono, ma io non lo so. Detective Candy è qui per indagare, con il suo skateboard. E la sua povera figlia che la sta seguendo a piedi, poverina, non ha nemmeno fatto colazione. Guarda là, quella povera bambina che la segue pure correndo. Mamma, 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 sto arrivando! Ah, questa è la voce della bambina, che carina. Ehi, ehi, ma quella è la macchina della polizia, forse è un mio collega. Anche se non so, non guida tanto come un collega. Ehi, tu, fatti vedere. Ehi, tu, fatti vedere. Hai visto la bambina come fa l'aiuto detective? Non penso possa farlo perché non è maggiorenne, però vabbè. Guarda, questo non mi convince nella macchina, eh. Oddio, oddio, una sparatoria. No, mamma, 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 mettiamoci in salvo, non voglio morire così giovane. No, infatti. Ehi, tu, scendi dalla macchina, io sono una detective. In pantaloncini con la maglia delle Bratz. Ehi, inseguiamolo. Ma come, una pistola? Sì, ho una pistola, devo assolutamente inseguirlo. Andiamo, baby Kay. Sì, mamma, andiamo da tuffare i cattivi. Wow, questa bambina è eccezionale, guarda là. Ciao, 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 mani in alto, mani in alto. Candy comunque non c'è più. Bene, allora andiamo nella sezione di polizia. Oh no, non c'è più nessuno. Secondo me, ha rapito tutti. Oh no! Sì, tutti i miei colleghi, guarda, non c'è nessuno. Adesso chiamo centrale, centrale! Ma tu sei nella centrale? No, l'altra. Aspetta, delle telecamere della mia casa! La mia casa sta andando a fuoco! Oh no, Candy, ma secondo me qui qualcuno ce l'ha con te! Infatti, ma come, guardate, la mia casa! No, mamma, la nostra casetta! Mamma, io non ho fatto niente! No, lo so che non c'è stata tu, figlia! Andiamo, forza! E sta povera bambina un'altra volta a piedi, ma la volete comprare una macchina? Un cavallo? Sì, adesso andremo a cavallo a salvare la nostra casa dalle fiamme! Ma la bambina sta sempre a piedi, poverina! Vai, cavallo! Forza! Oh, la nostra povera casa era tutto nuovo! Oh no, è tutto in fiamme! Mamma, la casa, i miei giocattoli! Ma tu non avevi giocattoli, non te li ho ancora comprati. Vabbè, comunque, la mela. Già, infatti, vabbè, mela più cotta. Vai a spegnere l'incendio! No, non ce la faccio! È troppo da sopportare, vabbè, non ce la posso fare! No, non ce la posso fare! Candy, dai, non piangere! Non fai piangere pure a me! Entriamo! Non posso crederci! Chi è questa con i capelli rosa? Ma che ne so, sta città è veramente una città di pazzi! Ma che sta succedendo? Questa sembra una dei Men in Black! Mamma, mi sta aiutando a spegnere l'incendio mentre io sto piangendo! Sì, Candy, sai con me? Mi sa che funziona più quello che c'ha lei che le tue lacrime per spegnere l'incendio. Ma che io sono devastata, capiscimi? Il mio primo giorno di lavoro, una sparatoria, c'è la mia figlia! Però ok, ora mi sono ripresa. Allora, vediamo un po'. Dunque, cosa dobbiamo fare? Figlia, figlia, allontanati dal fuoco! Basta, spegniamo questo fuoco, non ne voglio più. Vediamo se troviamo un altro istintore. Ok, ecco fatto. Oh, sto spegnendo l'incendio. Oh, meno male. Brava, Candy, sei tornata. Adesso mi siedo con mia figlia un attimo. Mamma, sei stata bravissima. Lo so, figlia, lo so. Guarda, adesso guarda la tua cameretta pure tutta in fiamme. Però non ti è bruciato niente, eh? Beh, bello, mi piacciono le fiamme di questo gioco. Candy, basta, sembra che stai annaffiando il parquet. Per essere sicuri, per essere sicuri. Mo sono arrivati i pompieri. Ecco qua, vedi? In Italia non funziona mai niente. Alla buon'ora, alla buon'ora, già ho fatto. È stata più utile mia figlia, cioè che ha un giorno. Nemmeno, è nata 5 minuti fa. Ma da dove è uscito sto gelato? Ce l'avevo in tasca. E dallo a tua figlia. No, serve a me. Figlia, vuoi il gelato? No, mamma, non ti preoccupare, mangialo tu. È giunto il momento di tornare a centrale. Prima di tutto, il mio cavallo deve avere un nome. Si chiamerà Unicorno. Come Unicorno? Ma puoi chiamare un cavallo Unicorno? Allora, procediamo con gli interrogatori. Signorina? Ma che vuoi da questa signorina? Stava camminando per fatti suoi. No, guarda, guarda, guarda. Cosa? Guarda, come ha chiuso il garage? Ti sembra normale?
Che uno chiude il garage? Sì. No, l'ha aperto, non è entrata e poi l'ha chiuso. E adesso le chiediamo patente e libretto, cara. Patente e libretto. Ah, che fai, scappi? Che fai, scappi? Paura? Sì, quello poi ho visto il cavallo che si chiama unicorno. Una sopra con la maglietta delle Bratz e una baby gay. Sì, scappa pure! Hai paura della mia mamma? Io voglio chiedere a Jimmy se sa di questa cosa della bambina. Guarda, guarda, sto cercando di scappare. E tu chi sei? Candy, è un uomo pericoloso. Ah, ma io ho la pistola, io sono una detective. Oh no, un'altra sparatoria. Candy, questo c'ha pure lo scudo. Mamma, lo scudo, non te la farei mai. Figlia, un po' di fiducia in tua madre, guarda là, guarda. Pum, 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 pum. Pem pem pem, l'elettra Lamborghini sul cavallo. Allora, perché lo scusi? Scusa, ma tu sei un collega? Ma è un collega, è un poliziotto. Benissimo, andiamo proprio bene. Se quello è il collega, figura di criminali. Questa città è piena, piena di killer. Guarda. Cosa? Guarda questa bambina. La guardo. Secondo te non è sospetta? Allora, adesso facciamo un altro giro di perlustrazione. Guarda, la bambina ci sta seguendo. Lei sa qualcosa. Guardala com'è felice, guardala. E no, infatti, pure quando vedo la gente felice mi mette l'ansia. Penso sempre che c'è qualcosa che non va. Ma questa bambina ha un cerotto sul naso. Hai visto? Lei è stata maltrattata dal killer della città. Guarda, ci sono pure due bimbi là che stanno aspettando. Oh mio Dio, questa città mi fa sempre più paura, devo dire la verità. Vieni figlia, facciamo così figlia. Mamma, mamma, io sono... Hai ragione figlia. Entriamo in casa, barrichiamoci, andiamo a letto figlia. Figlia si chiama questa, ok. Comunque sì, Candy, riposati, è stata una dura giornata. Poi ci vedremo la prossima volta. Continuo di Detective Candy. Vedremo se Candy riuscirà ad acciuffare il killer che ce l'ha con lei in questa città. Candy, cosa stai facendo? Sto prendendo precauzioni. Ah, cioè tu dormi così adesso? E questo in una città piena di pazzi? Ma ti pare che con mia figlia nel letto non dormo con delle precauzioni? Precauzioni. Va bene, Glitters, fateci sapere se questo video vi è piaciuto e se volete il continuo. Ci vediamo alla prossima, ciao! Candy, molla quel martello. No, devo proteggere mia figlia!